Benvenuti! Nel video di oggi parleremo di Stefano De Martino che replica a Belen con una forte simpatia per la cantante Emma Marrone. Ma prima di iniziare il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e attivare la campanellina delle notifiche per rimanere aggiornati sui nuovi contenuti in uscita. Potrebbe essere interessante creare una serie televisiva basata sulla vita di Belen Rodriguez e Stefano De Martino. La loro storia offre una vasta gamma di elementi intriganti da esplorare. Come è ben noto, la coppia ha recentemente rotto la relazione, con Belen che è stata vista in compagnia di Elio Lorenzoni, un affascinante imprenditore bresciano. Recentemente, Belen ha ufficialmente annunciato la sua relazione con Elio attraverso una serie di foto su Instagram. Alcuni ritengono che ciò possa essere stato parte di una strategia di marketing, data la coincidenza con il lancio della sua nuova collezione di abbigliamento. Nel frattempo, Stefano De Martino sembra aver mostrato interesse pubblico verso un'altra sua ex, Emma Marrone. Questa coincidenza è notevole e potrebbe essere interpretata come un confronto pubblico tra Belen e Stefano attraverso i social media. Belen posta foto con Elio e poco dopo Stefano condivide il nuovo singolo di Emma Marrone su Instagram Stories, elogiandola apertamente e taggandola con emoticon di applausi. Questa situazione è piuttosto insolita, considerando che Stefano di solito evita di creare situazioni ambigue sui social media. È interessante notare che Stefano abbia fatto questi complimenti in modo così evidente, sapendo che sarebbe stato oggetto di attenzione. Tuttavia, è importante sottolineare che questo gesto non implica necessariamente un ritorno di fiamma tra Stefano e Emma. Sappiamo che i due sono amici e hanno un buon rapporto. Ciò che colpisce è il fatto che Stefano abbia deciso di condividere pubblicamente i suoi complimenti, consapevole dell'attenzione che avrebbe attirato. Questi eventi potrebbero essere una parte intrigante di una possibile trama per una soap opera, dove le dinamiche sociali e le relazioni pubbliche svolgono un ruolo centrale. Chissà, forse un produttore televisivo potrebbe davvero prendere in considerazione l'idea di creare una serie basata su queste vicende. Se questo video ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al canale. Attiva la campanellina per non perderti gli ultimi gossip. A presto!